Preparazione e spiccata sensibilità ambientale tra i piccoli alunni delle classi quarte della scuola primaria di Via Nazionale nell'area urbana di Rossano, protagonisti del progetto Io riciclo di più, portato avanti da Ecorossa. I bambini hanno dimostrato di avere ottime conoscenze delle buone pratiche ambientali e di aver appreso in maniera adeguata le norme sulla raccolta differenziata, rivelandosi preziose e consapevoli sentinelle dell'ambiente. Alle lezioni tenute dall'informatrice ambientale di Ecoros, Aldina Provenza, presso il plesso dell'Istituto Comprensivo Rossano 3, hanno presenziato anche l'assessore alla cultura, Alessia Alboresi, il presidente della Commissione Ambiente, Liliana Zangaro, il dirigente scolastico, Elena Gabriella Salvati, partecipando attivamente alle attività ludico-didattiche proposte. L'iniziativa è stata vivamente apprezzata dai due amministratori, con l'assessore Alboresi che ha sottolineato come la tutela dell'ambiente parta proprio dai più piccoli. Dovete sbrigarci, perché sporgono i vostri posti, i vostri ambienti, sporgono i vostri parchi. I bambini ovviamente ogni volta ci stupiscono per le loro conoscenze, sono estremamente preparati, questo significa che sono sensibili alla tematica. Credo che questi incontri servano a costruire la coscienza ambientale e a diffondere le buone pratiche. Stiamo vivendo una situazione di emergenza e sono queste le azioni da intraprendere affinché ci sia una corretta raccolta differenziata. E parte tutto dalla scuola, parte tutto da questi progetti che nelle scuole vengono portati avanti. Purtroppo la città di Corigliano Rossano ha alcuni suoi concittadini che continuano purtroppo a sporcare, a non portare avanti un corretto conferimento dei rifiuti, ed è per questo che è importante che i bambini anche nelle loro famiglie trasmettano le loro conoscenze, e forse sono il loro messaggio è più efficace anche rispetto a quello che possiamo portare avanti noi adulti. I piccoli alunni che hanno interagito con l'informatrice ambientale proponendo una serie di riflessioni e proposte sono stati in grado di cogliere tutte le peculiarità del servizio di igiene urbana in vigore sul territorio, esaltando anche l'utilità degli appositi contenitori per la raccolta degli oli vegetali esausti, uno dei quali è posizionato proprio nei pressi della scuola. Io sono stata veramente orgogliosa di ospitare questa manifestazione nel nostro istituto, anche perché i bambini lavorano sempre anche all'interno delle classi sulla differenziata. Infatti abbiamo potuto vedere come i bambini siano stati pronti, preparati, utilizzando anche dei termini specifici che mi hanno veramente resa orgogliosa. Devo essere sincera, e soprattutto, come ho anche detto ai bambini, la rivoluzione di un pianeta pulito, vero, autenticamente pulito, nasce dal basso, per cui è fondamentale che i bambini acquisiscano queste buone pratiche e soprattutto le trasmettano a noi adulti, che a volte siamo un pochino, come dire, presi da mille pensieri e non ottemperiamo come si dovrebbe alla differenziazione dei rifiuti. Soddisfatta l'azienda Ecoros, che da anni punta sulla formazione dei più piccoli, credendo fermamente nella valenza didattica di tali proposte. La progettualità in ambito scolastico è un argomento fondamentale per Ecoros. Nella città di Corigliano Rossano, appunto, l'attività è iniziata lo scorso febbraio, ha previsto una serie di incontri su tutto il territorio comunale ed è giunta a termine stamattina nell'area urbana Rossano con appunto l'iniziativa promossa all'interno della scuola primaria di Via Nazionale. Tanta la partecipazione dei bambini, tanto l'entusiasmo, nonché il coinvolgimento anche di maestre e dirigenti. Ottimo risultato raggiunto, in quanto i bambini partecipano sempre di più e sempre più attivamente, e di anno in anno riscontriamo in loro anche notevoli progressi. Quindi questo conferma che il buon lavoro fatto, il lavoro sinergico fatto con le amministrazioni comunali, con gli uffici tecnici, porta a risultati sempre migliori.
Al termine del percorso educativo svolto, gli alunni sono diventati sentinelle dell'ambiente, ricevendo con orgoglio una spilla identificativa dell'importante ruolo acquisito in materia ambientale, un attestato di partecipazione e del materiale didattico utile a consolidare e potenziare gli argomenti affrontati. Ogni classe potrà inoltre partecipare al contest su piattaforma social, tra le novità introdotte quest'anno nel progetto Io riciclo di più.